Buongiorno, oggi la giornata parte presto, stasera abbiamo una cena e ho deciso di portarvi con me nella preparazione, nell'organizzazione, in tutto quanto. Qui c'è il mio ottimo scolapiatti che è tornato utile in questi giorni, ma volevo farvi vedere queste ciotoline che verranno usate stasera. Ho scelto la tovaglia blu scuro. E farò cose molto estive, molto fresche, quindi ho scelto di utilizzare soprattutto queste qua a forma di pesce perché comunque sono in tono, però se dovesse servire anche queste qua con l'anguria sono molto carine. Queste a forma di pesce sono di Coimport, forse c'era anche un quarto colore, ma non ne sono certa. Non ho la certezza della presenza di un quarto blu. Già questi tre insieme a me piacciono molto. Invece l'anguria è ovviamente di Tiger. Adesso mi preparo un caffè giusto per iniziare la giornata con un po' di energia. Cosa preparo? Non c'è il mio caffè nella frazione, non lo vedo, lo apriamo. Di latte appena appena, finiamo. Qua caffè con un goccino di latte. Adesso magari ci metto una spruzzatina di cacao e poi farò due cosine al PC e poi si comincia con pulizie, spesina e preparazione per la serata. Eccomi, sono rientrata e mi sono comprata anche i fiori per questa sera e per me, perché questa settimana sono in vacanza e quindi me li posso godere. Sono due bei mazzoni così giallini che si abbinano perfettamente a tutti i tocchi gialli della casa. Adesso andiamo a cercare un vaso e li mettiamo dentro perché hanno bisogno di acqua. Non so come staranno dentro al vaso, quindi dovrò un attimo modulare le altezze. Ho spiluccato un attimo sotto in modo tale da lasciargli un po' di libertà. Secondo me un paio di centimetri li dobbiamo eliminare, giusto per, perché sennò saltano fuori tantissimo. Eccolo qui, ho inserito entrambi i mazzi, eccoli qua, nel vaso, sono meravigliosi. 3,50 € l'uno, quindi 7 euro di tutto, direi che fanno la loro figura, sono meravigliosi. Ok, so che non è la ripresa del secolo, ma la tovaglia sarà blu e vorrei mettere delle candele sulla tavola. I fiori li lascerò qui in cucina perché danno proprio un colpo d'occhio veramente bello. Poi quando se ne andranno smonterò la tavola e li appoggerò di là. Ne ho pensato. Io sono una che conserva un sacco di vasetti. Ne ho di vari tipi, dimensioni, questo ha una forma molto interessante. E poi ho questo, un pochino più grosso in questo caso, un po' più alto, così ho tre dimensioni diverse. E recentemente ci è stata data una bomboniera con questo meraviglioso contenitore. Fa un po' alga, fa un po'. Quindi ho pensato, così è un tessuto relativamente così un po' prezioso come effetto, con lo chiffon sotto, però cucito, non riesco a toglierlo. Quindi ho pensato di renderlo un po' più rustico, un po' con una bella corda. So che non mi vedete, so che non è una bella cosa. Oh, con una bella corda. Bellissimi fiori, ma cosa hai comprato? Ci avete ragione pure voi. Cosa ho comprato? Ho comprato delle zucchine, ho comprato la sfoglia rettangolare, ho comprato i meravigliosi gamberetti, questi sono surgelati, li lascio appoggiati qui. Ho comprato del crudo e della bresaola perché cercavo lo speck, ma faceva schifo, era orrendo, era pieno di giallume e non mi piace. Ho comprato i caprini, ho comprato le mozzarelline,
Voi direte, quanta gente viene, ma quanto mangiano soprattutto? Siamo in 7, credo. Ho preso il pesto e questi non so se verranno investiti nella cena o se verranno investiti per me, ma ho preso 2 avocado perché erano in offerta e quindi mi sono fatta tentare. Borsa numero 1, borsa numero 2. Allora, ho preso i lamponi e spero di fare una cosa stupenda, meravigliosa, fantastica. Stanno cercando di scappare i gamberi. Di dolce, non so se la farò o non la farò, dipende dai tempi, vedremo. Riso venere, e già avete capito. E questa meravigliosa pasta, farò 2 primi, degli antipastini, delle cose fredde, prosciutto melone, mozzarelline, pomodorini, una cosa così. Tutto sul tavolo, ognuno prende il suo, fine, nessun disagio per gli altri, tanta gioia per tutti, soprattutto per me. Quindi questo è quanto, riso venere, gamberetti, non so se avocado o zucchine, da decidere, pasta, pesto, pomodorini e tonno, che amo profondamente, prosciutto affettati, sfoglia, farò giusto dei grissinetti per dare la possibilità comunque a chi vuole magari un pane, qualcosa, di avere qualcosa da sgranocchiare, caprini, anzi zucchine arrotolate su caprino, su pezzettino di caprino, giusto per renderlo un po' sfizioso, e con questi non dico ancora niente perché spero di fare tutto, ma non ne ho la certezza. Che ore sono? Sono le 16, arrivano le 7:30, devo ancora finire di lavare il bagno dove farò la doccia e basta, direi, e finire di apparecchiare, però ce la possiamo fare. Pronti, partenza? E via, prima cosa far cuocere il riso venere perché deve cuocere ben 18 minuti, ma non sono mai 18. Ok, pronti, via. Acqua. Timer ha un suono fortissimo e una volta l'avevo messo all'ingresso perché stavo facendo altro in un'altra stanza. Il problema è che nel momento in cui è iniziato a suonare non sono andata subito a spegnerlo e quando sono andata a spegnerlo mi sono accorta che il mio vicino era corso fuori pensando fosse l'allarme della cintura del segnale. È stato fantastico, però sono stati attimi molto divertenti. Gli ottimi gamberetti per vedere che sta succedendo qua dentro. Ma che profumino, ottimo gamberetto. Quindi tonno e pesto sono gli ingredienti della nostra pasta. Ho scelto questo formato che a me piace tantissimo, della Garofalo, e raccoglie proprio bene il sugo. Dove cuciniamo effettivamente insieme. Il mio canale si chiama Parole in Pentola
E io ho sempre proposto, negli ultimi anni un po' meno, ma perché avrei voluto cambiare il format, ovvero farlo più come quello che stiamo facendo ora, quindi cucinare effettivamente insieme. Però non era il momento. Questa è una prova per vedere se posso essere in grado e eventualmente faremo dei video con delle meravigliose cene letterarie. Perché no? Sarebbe fantastico, a mio parere. Allora, una delle cose che amo più fare è questa. Non più so perché, ma è proprio una cosa che mi dà gioia e soddisfazione nella vita, ovvero sfumare cose con il vino bianco. Quindi, passerei il tempo sfumando cose con il vino bianco. Ora, ho pensato una cosa, grande pensata questa. Io ho questi meravigliosi pomodorini secchi, spero si vedano. Sono buonissimi questi qua del Bennett. E la pasta con il pesto, il tonno, è molto più buona che i pomodorini secchi. Quindi, why not? Pomodorino secco, questo lo mettiamo insieme ai gamberetti. C'è un profumo che è una meraviglia. Ok, il riso venere è pronto, adesso lo scoliamo. È giunto il momento di pesare la pasta. Allora, io ne farei 300 grammi, non esagererai, eh. Pasta condita, è buonissima ovviamente. Pesto, pomodorini secchi e tonno. Adesso la facciamo raffreddare e poi è pronta per essere mangiata già. Questa è la tavola, siamo ancora in fase work in pro. Qua ci sono i vasetti, belli vero? Li trovo molto carini. Seduta così, mancano i bicchieri che adesso devo recuperare. Qui metteremo le mozzarelline nel pesciolino vuoto e qua in questo fagotto ci sono ovviamente le posate da posizionare. Ci siamo quasi, sono le 6 meno 5 meno 10 e siamo quasi pronti. Sono molto contenta dei miei vasetti, mi piacciono veramente un sacco.